Da un lato la vostra tanto conclamata difesa dell'ambiente e poi apprendiamo la notizia tragica, drammatica dell'autorizzazione alle trivellazioni nel Mar Ionio, una realtà che danneggerebbe in maniera davvero incommensurabile l'ecosistema. Pensiamo agli airgun e quindi questi bombardamenti anche sonori con danni, ripeto, incalcolabili per la flora e per la fauna marina. Insomma, un Movimento 5 Stelle che ha ribaltato la sua essenza da no Ilva, no TAP, no TAV, no Quarto Valico, no trivellazione, ora è diventato tutto un sì. Io Nevoli non riesco a capire, cioè una virata a 360 gradi, roba quasi da far rimpiangere Calenda, che è tutto dire. Almeno Calenda disse devo uccidere Taranto, voi avete detto il contrario, ma l'effetto è sempre quello. Io condivido la premessa, come ho condiviso altre premesse dei tuoi discorsi, ma non anche le conclusioni. Per quanto riguarda la questione delle airgun, è uscito ieri pubblicamente il sottosegretario Davide Crippa e ha spiegato le cose come sono andate. Si tratta semplicemente di un dare corso a dei provvedimenti amministrativi, delle autorizzazioni che erano stati rilasciati dal Ministero dell'Ambiente del precedente governo. Al tempo stesso Crippa ha ribadito che il Movimento 5 Stelle è contro gli airgun, del resto ne abbiamo fatto anche manifestazioni pubbliche con l'iniziativa Giù le mani nel nostro mare, nella quale condannavamo la pratica dell'utilizzo degli airgun. Ecco perché io dico di condividere la premessa. Nei fatti al momento c'è il decreto del ministro del 31-12 che alla fine non fa altro che prendere atto di una situazione preesistente. Però chiedo scusa, prendete sempre atto, cioè in campagna elettorale avete promesso il contrario. A dicembre il ministro dell'Ambiente Costa ha rilasciato 18 autorizzazioni di trivellazioni nell'Adriatico. Anche lì Costa ha chiarito che anche dal punto di vista amministrativo non si poteva fare nulla perché l'istruttore era stata già svolta, sì, in però, precedenza. D'accordo, però a questo punto. Lo so che la gente. No, ma in campagna elettorale allora non avreste dovuto dire facciamo questo, avreste dovuto dire possiamo fare poco o nulla perché abbiamo le mani legate. L'obiettivo è assolutamente quello che abbiamo detto in campagna elettorale, però dateci anche il tempo di fare in modo che gli obiettivi si possano. A proposito di tempo, a settembre c'è stata l'assegnazione ufficiale ad ArcelorMittal. Nevoli, lei disse presto verrà Di Maio a Taranto. Da quel di metà settembre, sono settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, sono passati 4 mesi, di Di Maio non c'è neppure traccia. Taranto pretende risposte. Taranto pretende la presenza di Di Maio e fa bene a pretendere. Quando verrà? Di Maio. Io ritengo che verrà, adesso se dico che è imminente la venuta. No, però dopo 4 mesi, sì, però se io insomma. Dico che ritengo che verrà a gennaio, tu sei libero di crederci oppure no? Il tempo lo. Io ci credo che lui verrà a gennaio. Come alla Befana oggi? In che senso? Dico, si crede alla Befana come all'arrivo di Maio. E ti dico anche perché, mi permetto di darti del tu perché siamo sempre dati del tu, ecco. Ti dico anche perché. Sei stato anche il mio legale, quindi. Appunto. Perché ritengo che Di Maio verrà a Taranto? Perché è stato svolto un lavoro, del quale si è dato anche atto pubblicamente, presso il MISE, così come c'è un lavoro in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo alla cosiddetta riconversione di Taranto, al tavolo per la riconversione. E quindi non è un caso che in legge di bilancio sia stata istituita la commissione speciale, non è un caso che in legge di bilancio si parli del Tecnopolo, non è un caso che nella legge del bilancio si parli anche del tavolo del CIS. Ora questo è un voler rappezzare, mettere dei pannicelli caldi. Venire a Taranto a parlare. Per me ha paura di venire a Taranto. Di Maio viene a Taranto a parlare di cose di Taranto, se mancano i presupposti normativi, Di Maio che cosa viene a fare? L'immunità. A fare, un attimo, adesso ci arriviamo, a fare esclusivamente delle promesse. No, già ne ha fatte troppe di premesse. Ci sono dei presupposti normativi, adesso potrà dire come intende dare corso e quindi come quelle norme di legge devono ricevere. Questione immunità, anche qui, liberi di uccidere da parte di ArcelorMittal. Questione immunità, si sta lavorando a livello romano, si pensa che la strada migliore potrebbe essere quella di porre un termine all'immunità. E quindi si sta lavorando in questo senso, cioè cercare di mettere uno stop utilizzando un determinato percorso normativo. A questo punto non posso però dire di più, ma questo è. Io ho letto il disegno di legge già. Un Movimento 5 Stelle che è completamente diverso da quello della campagna elettorale.
proprio c'è un abisso tra il promesso e il realizzato, un abisso enorme. Bastava dire che applica le norme. Bastava dire in campagna elettorale non possiamo fare miracoli, sareste stati più credibili e comprensibili, ma promettere di dare la vista a un cieco è solo un inganno per catturare il consenso. Noi abbiamo fatto, io stesso ho parlato più volte di aspettative deluse per quanto riguarda la vicenda Ilva, l'ho detto personalmente. Mi fa piacere. Di aspettative deluse, che è cosa diversa da promesse tradite, ma aspettative, insomma, siamo lì. Personali deluse, l'ho detto anche pubblicamente. Sono stato intervistato da un giornale locale, l'ho detto. Aumento della produzione dell'Ilva, ora scattano i Wind Days, voi pensate giustamente ai bambini, è giusto festeggiare la Befana, ma pensiamo a quei bambini chiusi in casa, al quartiere Tamburi e non solo, perché il vento e le polveri spirano in maniera mortale. È gravissimo un fatto del genere, dovevate invertire la rotta non è stata invertita. Per quanto riguarda il problema dello spolverio, sappiamo benissimo la risoluzione del problema dello spolverio non vuol dire risolvere il problema Ilva, perché sappiamo anche che ci sono i camini che sputano veleno, quindi quella è un'altra questione, ma la questione dello spolverio la si sta affrontando con la copertura dei parchi. Sì, ma è stato consentito l'aumento della produzione. Aumento della produzione. Anziché chiusura, aumento della produzione. Delle emissioni che fanno riferimento allo step precedente. Ci sono le emissioni non convogliate che non sono di fatto controllate. Questo però è un dato che non ha base di carattere scientifico. Le emissioni non convogliate sono le più pericolose, quelle fuggitive. E come vengono quantificate le emissioni non convogliate? Ci sono. Sì. Più produco e più aumentano le emissioni non convogliate. È ovvio che bisogna rifarsi a dei dati certi, a dei dati oggettivi. Quindi ci possono esistere le emissioni non convogliate, ma come fai ad introdurre un correttivo? Quello che posso dire io è che, e di questo ne parlammo anche quando io fui ospite nella tua trasmissione, che Di Maio ha introdotto una prescrizione ulteriore, cosa c'è, non va? No, non è un problema. Una prescrizione ulteriore che prevede che con l'innalzamento della produzione si sarebbe comunque tenuto conto dei limiti. Tutto si sarebbe. Voi siete al governo. È una prescrizione normativa. Voi siete al governo, dovete dare delle risposte. Non si può dire in futuro. Fermo restando che non abbiamo la bacchetta magica. Anche in campagna elettorale non l'avevate, eppure promettevate la bacchetta magica. Quando uno dice no TAP, trivelazioni, avviene il contrario. A che gioco stiamo giocando? Senza bavaglio, informazione libera, sempre.